Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. But somewhere I'll go run and hide, looking for a new start. Yeah, somewhere I'll go run and hide, looking for a new start, for a new start. Looking for a new star. Looking for a new star. Don't wanna be trapped, don't wanna be down. Looking for a new star. Can't you see that I just need to be by myself? I have told you many times now. Yeah, can't you see that I just need to be by myself? I have told you many times now. But somewhere I'll go run and hide, looking for a new star. Yeah, somewhere I'll go run and hide, looking for a new star, for a new star. Looking for a new star. Looking for a new star. Don't wanna be trapped, don't wanna be down. Looking for a new star. Yeah, somewhere. Looking for a new star. Looking for a new star. Don't wanna be trapped, don't wanna be down. Looking for a new star. Looking for a new star. Nobody's like you. You are not normal at all. No, I feel like I want to let down my guard and just fall. 'Cause someone was before you, and someone let me go. It's time I must know for sure. 'Cause someone was before you, and someone let me go. But I just need to be sure. Some say love's not for the bitter ones. Some say love will only bring you down. Some say love can feel much better now, better now. But will you let me down? But will you let me down? Ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video. Come state, ragazze? Io sto bene, oggi c'è una bellissima giornata di sole, infatti ne ho approfittato e mi sono messa qui davanti la finestra perché c'è veramente una bellissima luce. Come avete visto, ho iniziato a dare una sistemata alla casa, niente di che, però insomma ho dato una spolverata veloce alla camera da letto direttamente con lo Swiffer per fare prima, e adesso devo sistemare un po' qui la zona giorno, anche se qua non spolvererò perché l'ho fatto domenica quando abbiamo tolto l'albero insieme. Devo dire che mi piace un sacco adesso la stanza, ci voleva un po' di cambiamento. L'albero è bello, però quando lo togli poi vedi la casa bella sistemata, bella pulita.
quindi qui c'è poco da fare. Nel frattempo sta anche andando il robottino, così mentre che io faccio insomma altre cose lui aspira i pavimenti. In realtà è quasi ora di pranzo, infatti credo che adesso andrò in cucina a preparare qualcosa. Non so se Christian tornerà per il pranzo in tempo, penso che lui venga più tardi, però insomma quando torna troverà già pronto e io sarò già uscita perché oggi farò il pomeriggio. Comunque ieri, che per me era lunedì, sono stata a fare due giri e ho fatto un mini shopping. Ho registrato la clip ieri perché ho già messo a lavare tutto, quindi adesso vi rimando agli acquisti e ci vediamo dopo. Vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Partiamo da Zara. Ho preso questa Dolce Vita di questo color crema. Questa qui però è della collezione, diciamo, basica, infatti non era in offerta, l'ho pagata $19,95 e ho preso una S. Questa qui è proprio la classica di Zara, quindi quella che ha i bottoncini qui, insomma, mi serviva una Dolce Vita. Poi ho trovato invece questo gilet in offerta, l'ho pagato $12,95. Veniva $17,95 e ho preso una S. Questo qui è un beige un po' più scuro rispetto alla Dolce Vita. Anche questo qua ha i dettagli oro. A me piace un sacco, non vedo l'ora di indossarlo questo. Poi di strada c'era anche Terra Nova e ho preso questo paio di pantaloni. È semplicissimo, ha la tasca così e poi rimane skinny, quindi è un semplice pantalone. Questo qua l'ho pagato $19,99, ne ho preso solo uno. E poi da Calliope ho preso una Dolce Vita nera semplicissima. Questa qua ha i bottoncini qui sul collo, però ce li ha argentati. Questa qui era in offerta e l'ho pagata $9,99 anziché $15,99 e ho preso un XS perché veste abbastanza grande, diciamo. E poi ho preso questi pantaloni che sono in simil camoscio, sempre una S, e questi qua sono larghi. Vedete sotto sono larghi, mentre poi su tutto il resto della gamba rimangono un po' più aderenti. Mi piacciono un sacco e ho fatto scorta da Calzedonia e ho preso questi calzini che come vedete sono alti perché io in ufficio tendo ad aver freddo alle caviglie e quindi mi servivano proprio dei calzini alti che arrivassero comunque molto più su della caviglia e ho preso tutti questi che erano in offerta a metà prezzo, semplicissimi. Questo è nero, questo qua è in cashmere, molto molto morbido, è la prima volta che acquisto questo tipo di calzino, era in offerta anche lui a metà prezzo. Poi ho preso quest'altro nero e poi questo qui carinissimo con i brillantini argentati, così sono a posto. Questo è tutto lo shopping che ho fatto. Ho tolto anche la federa, quella rossa, e anche il plaid. Adesso ho messo questa qui che è sul panna e sul beige, sempre di Ikea, e poi ho rimesso questo plaid verde che avevo preso da Primark ormai qualche anno fa, che riprende le federe verdi. Quindi adesso questo è il divano. La nuova organizzazione della cucina ci sta piacendo un sacco e è molto comoda, però come vedete qui avanza diverso spazio, vedete? Quindi abbiamo deciso di acquistare questi cesti che vi lascio qui, da mettere uno qua e uno là. Abbiamo preso le misure, in teoria dovrebbero andar bene. Comunque quando faremo l'ordine e poi arriveranno vi farò vedere come appunto verrà la sistemazione finale. Diverse di voi mi hanno detto che le palline alga potrebbero otturare le tubazioni, però ragazze io questo non ve lo so dire, non vi so dare una risposta, quindi sinceramente non lo so. Avete fatto bene comunque a scriverlo, così almeno si crea diciamo un argomento anche sotto nei commenti, però ecco io purtroppo non so darvi una risposta,
Comunque so che le palline, quando si sciolgono, diventano come un detersivo liquido, quindi non dovrebbero intasare i tubi. Poi se ogni tanto si fanno dei lavaggi ad alte temperature, credo che si vada un po' a rimuovere il tutto. Io a volte lavo le lenzuola anche a 95 gradi. Ogni tanto, ovviamente non sempre, però diciamo che faccio spesso durante la settimana dei lavaggi a 60 gradi, soprattutto per quanto riguarda lenzuola, asciugamani, tappeti, insomma queste cose qui di cotone grosso. Però insomma non so se queste palline potrebbero causare danni o meno, ecco. Non so se vi ricordate, ma questo è il salmone che avevo acquistato nei Vlogmas, durante Vlogmas, perché volevo farlo alla vigilia di Natale, che poi, come sapete, è saltata perché insomma mia sorella non è stata bene, e quindi praticamente poi è saltato un po' tutto il menù perché non me la sono più sentita di fare chissà che cosa per la cena della vigilia. E quindi adesso stavo guardando la scadenza e questo salmone scade praticamente il 14 gennaio e oggi dovrebbe essere 11, quindi dobbiamo assolutamente consumarlo. E l'unico modo è farlo con la pasta sfoglia. È successo un casino, praticamente questa pasta sfoglia è sottilissima, vedete, sono diversi fogli, ma si rompono praticamente, quindi io non riesco a stendere la Philadelphia in nessun modo. Ho provato anche a bagnare la pasta con un pennello, come c'è scritto sulla confezione, ma nulla. Quindi per evitare di rompere ancora di più la pasta sfoglia, purtroppo devo lasciare la Philadelphia in questo stato. È orribile, però appunto non so come fare, quindi adesso andrò a mettere il salmone e poi vedo un po' come sistemare, come chiuderla, non lo so. Lo faccio soprattutto per non buttare il salmone perché poi scade, però questa pasta sfoglia qua io non la conosco, quindi se voi sapete come va utilizzata fatemi sapere. Io ho provato a leggere dietro la confezione, ma c'è scritto che è consigliabile spennellare con acqua i fogli per evitare che si attacchino o si rompano, però a me si sono rotti lo stesso. Ho deciso di arrotolare il tutto, ma non andrò a tagliarlo perché ho paura che poi faccio danni, visto che è molto sottile la pasta. E io infornerò tutto, al massimo la taglieremo quando sarà cotta. Forever, all blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain, just don't. Non sono più riuscita a filmare nulla perché sono andata a lavoro e sono tornata da qualche ora, mi sono già fatta la doccia, abbiamo mangiato e adesso andiamo a letto finalmente. Oggi è stata una giornata lunghissima e non vi ho fatto neanche più vedere il rotolo di pasta sfoglia, ragazze, perché è venuto malissimo. Purtroppo non conoscevo la pasta fillo, quindi non sapevo neanche come cuocerla in realtà, come comportarmi, quindi qui entrate voi in mio soccorso e chi magari la conosce sa come si utilizza. Se insomma vuole può scriverlo qua sotto, così io almeno leggo i vostri commenti e capisco dove ho sbagliato. Novità, ragazze, su mia sorella,
sta bene, è negativa finalmente, già da qualche giorno, quindi è già tornata alla sua vita normale, è tornata al lavoro, anche tutta la mia famiglia sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, sono super contenta, noi ancora non ci siamo visti, solo da lontano. Chiudo qua questo video che è super super semplice, infatti spero che vi abbia dato almeno compagnia. Insomma, spero che vi sia piaciuto. Io vi aspetto giù nei commenti anche solo per un saluto. Vi ringrazio perché siete sempre super super carine. E noi ci vediamo poi presto con un altro video. Un bacione grandissimo. Se vi va, iscrivetevi al canale così non perdete i prossimi video. E se vi va, seguitemi anche su Instagram. Trovate il link giù in info box. Ciao!